grazie al Signore, veramente. Ieri mi hanno invitato a raccontare la mia testimonianza in una chiesa. Sì, dove? A Catania. Amen, amen. C'erano 30 persone, una coppia che da poco che si è avvicinata al Signore, ascoltavano, si sono messi a piangere, pregavano il Signore. Amen. Mi fa e piacere. Non me l'aspettavo perché, sai, io ieri quando mi hanno invitato c'era l'evangelista, dicevo, voglio invitare Attilio a venire avanti a testimoniare. E giustamente, siccome ero impreparato, mi ha chiamato e sono andato quindi sul pulpito a testimoniare. Ha detto che il Signore mi ha battezzato di Spirito Santo, mi sono battezzato dalle acque, che mi ha liberato all'epoca dal peccato. Alleluia, ma lo Spirito Santo ti ha guidato sicuramente. Sì, infatti ho detto sì, all'epoca il nemico mi aveva riempito, prima della mia conversione, mi aveva riempito di bombardamenti mentali, pensieri, però grazie al Signore Dio all'epoca mi liberò e poi dopo ho iniziato a continuare la mia vita cristiana. Amen. Sai una cosa, fratello, scusa, scusa se ti interrompo un secondo. Noi dobbiamo avere sempre la certezza da parte del Signore che anche se noi umanamente siamo impreparati, lo Spirito Santo è sempre pronto. Vero. Alleluia. Infatti quando siccome mi avevano invitato, perché il sabato frequento le ADI attualmente. Sì, gloria a Dio. Però siccome mi hanno invitato in questa chiesa, solitamente il sabato, che ci sono ragazzini dai 16 anni, 17 anni, che sai, siccome se ne vanno in discoteca, io li vado a prendere, li porto lì, mangiano la pizza. E quindi ho portato anche amici miei, ragazzi nella depressione. Siccome io la domenica non sono mai andato in quel culto, mi hanno invitato, gli dice Attilio vieni, e io non mi aspettavo che mi facevano testimoniare. Amen. Quindi Dio ti prende all'improvviso. Sì, fratello, mi fa piacere, gloria al Signore. Queste sono opportunità attraverso le quali Dio ci fortifica, ci edifica, ci fa capire che la sua presenza è con noi. Sì, infatti. Amen, amen. Ho visto tutti i video di Napoli. Amen, gloria a Dio. Il Signore ha operato potentemente. Per fede ci torneremo a febbraio, Gloria al Signore. Signora cosa, Stefano? Dimmi a te. Volevo un consiglio. Sì. Nell'ambito cristiano pentecostale stanno circolando false dottrine. Tu cosa ne pensi del calvinismo? È una falsa dottrina, secondo te? Io credo che, per esempio, alcuni aspetti sono interpretazioni errate, alcune interpretazioni come la predestinazione. Ma cosa ci vedono in questa dottrina tutti quanti che sono affissati con questo calvinismo? Sono ragionamenti umani, in fondo sono sempre, sono correnti di pensiero. Sì, sono interpretazioni umane, non tante cose non vengono dallo Spirito di Dio. Alcune sì, alcune sono cose giuste, vere, in accordo alla parola, ma altre sono cose umane, non vengono dallo Spirito di Dio. Amen. Che ci guida in ogni verità. Quindi tutti quei ragionamenti umani, tutti quei discorsi sono un po' particolari. Sì, 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 bisogna discernere e stare molto attenti e chiedere proprio al Signore il discernimento del suo Spirito Santo. Noi abbiamo bisogno che il Signore ci guidi, Attilio. Sono quelli che un po' dubitano sullo Spirito Santo, cioè un pochettino, non è che sono un po' resti su alcune sì, cose spirituali. Sono un po', diciamo così, freddi riguardo sì, alla potenza dello Spirito Santo. Magari sono anche battezzati Spirito Santo, però non ti dimostrano quel fuoco. Sì, a volte sì, purtroppo. Sono più contenuti sulla parola, però è senza efficacia, perché si perde così l'efficacia. Certo, la parola ce lo dice. Bisogna stare attenti allora. La parola ce lo dice chiaramente, non spegnete lo spirito, siate ferventi nello spirito. Quindi bisogna stare attenti allora. Sì, sì, fratello. Sì, amen, amen. Pregare. Certo. Dobbiamo pregare che Dio ci guidi del continuo, che il Padre ci guidi del continuo. Che sono quindi tutte filosofie, tutte correnti di pensiero che loro se la fanno sempre studiando. Sì, 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 sono ragionamenti umani, la parola ci dice di stare in guardia contro i ragionamenti umani. Ho capito. È così. Però un po' si capisce, quando c'è qualche pastore, io parlo per esperienza. Sì. Pastore, perché ci sono anche nelle chiese pentecostali che sono simpatizzanti al calvinismo. E già sta cosa non va bene. Purtroppo sono nascosti si infiltrano. Noi dobbiamo essere saldi nella verità e poi
Gloria al Signore che il suo Spirito Santo ci avverte, ci mette in Amen. Gloria guardia. al Signore. Gloria a Dio quando ci sono Amen. Cose strane, ragionamenti vani, cose che non vengono dall'alto, vengono dalla carne, dalla mente umana. Lo Spirito Santo ci fa subito capire. È vero, fratello, io per esempio in questa comunità di che sto frequentando, siccome è rinata, però un po' che siccome all'epoca si sono infiltrati dottrine calviniste, poi all'epoca il pastore della chiesa centrale ha dovuto cacciare via il pastore e ne ha rimesso un altro. Per i credenti, ci sono alcuni credenti che ancora rimangono un po' legati a quella dottrina. Ho capito. Quindi il pastore ovviamente non è, anche lui non sembra, diciamo, non lo so se è simpatizzando un po' col calvinismo, però lo senti che c'è quel contrasto, ci sono fratelli che un pochettino tendono un pochettino a disprezzare lo Spirito Santo, il parlare in lingue, sono più un po' più addormentati, lo senti quando pregano, fratello, che sono morti, poi ci sono quelli più ferventi. Quindi bisogna stare attenti perché c'è uno scontro spirituale, vero, anche qui. Sì. Bisogna. Io grazie. Poi cosa ci vedono in questo calvinismo? Io non lo so. Ma... Grazie al Signore. Io ho imparato una cosa molto importante: di sgridare subito, scacciare subito ogni parola contraria alla verità. Mentre tu le ascolti, le devi sgridare nella tua mente, le devi rifiutare nel nome di Gesù. È successa sta cosa, ci sono fratelli che secondo me nella chiesa pentecostale dove frequento che sono un po' simpatizzanti al calvinismo. Ho capito. Io lo vedo anche negli studi biblici come parlano, come discutono. Per questo, caro Attilio, la parola dice chiaramente: esaminate ogni cosa, ma trattenete il bene, il buono. Allora tu ascolta e filtra. Con l'aiuto dello Spirito Santo trattieni solo il buono, il vero, il giusto da parte di Dio. Cosa è successo? Io praticamente quando io pregavo in questa chiesa ero pieno di zelo, pieno di. Cioè pregavo in un modo, diciamo. La chiesa dove sono andato ieri, quella è una chiesa molto, molto fervente. E nelle Adi, in questa chiesa dove sono stato, ho pregato in un modo, diciamo, zelante, no? Solo che quando ho iniziato ad ascoltare quelle preghiere morte, fratelli, sai quelle fratelli che hanno 10 anni di fede, poi ho capito che sono un po' simpatizzante al calvinismo. E allora anch'io mi sono puzzato in un certo senso. Ho iniziato a perdere quello zelo, poi me ne sono accorto e me ne sono reso. Ma tu pensi, fratello, che negli studi bisogna anche dire al pastore magari che queste dottrine calviniste effettivamente non sono secondo la parola di Dio, oppure ci può essere qualcuno che si offende? Ma io credo che può essere una buona osservazione, sicuramente. Quindi se bisogna dirlo. Sì, se sono cose che non sono in accordo alla verità, alla parola, bisogna così esporle, chiarirle anche perché davanti allora a tutti. Praticamente fanno chiusura spirituale, c'è proprio questo eccesso, cioè fanno spaventare i credenti. Come, scusa? C'è chiusura spirituale, magari sono battezzati di Spirito Santo, però vedo questo, ci sono queste dottrine, queste cose ci sono questi aspetti, ecco. Ma tu pensi che negli studi biblici, se uno ha un confronto o si dovesse parlare di questo calvinismo, noi siamo chiamati a confrontarlo? Certo. Quindi bisogna dirlo effettivamente che queste dottrine non sono buone sotto certi punti di vista. Sì. Anche perché cosa esprimono loro? Loro, fratello, non parlano mai in lingua. Non profetizzano, non interpretano, e le preghiere che loro fanno non le fanno ad alta voce, le fanno in un modo moderato, perché secondo loro non si va iniziano bene. A alzare la voce, poi si influenzano gli spiriti, i demoni, quindi c'è un contrasto. Ma non è giusto questo. Noi quando lo Spirito Santo ci guida bisogna alzare la voce. Lo so, e poi sono molto schematici. Non va bene, lo so, capisco. Sono schematici, nel senso che quando pregano loro utilizzano un ordine umano. Lo so, Attilio, ne ho viste purtroppo, devo dire, infatti, diverse di comunità così che tu senti che c'è un blocco. Sì, c'è un blocco. Dio li deve abbattere questi blocchi nel nome di Gesù, infatti, con la potenza del pastore, suo spirito. Il pastore, anche lui, non lo so se è simpatizzato dal calvinismo, però una volta mi disse una cosa. Fratelli, dobbiamo noi pregare, dobbiamo pregare con intelligenza, nel senso che le nostre preghiere devono essere preghiere specifiche.
no? Quindi secondo un ordine. Io l'ho capito, lui non me l'ha detto, perché sennò me ne vado, giusto? Lui. Però secondo me ci sono simpatizzanti al calvinismo. Quindi tutte queste preghiere umane, logiche, dove loro se li cioè se li scrivono prima, teoricamente, queste cose non E vanno, poi capisci? trovano sempre delle scuse, sai, ci sono sempre delle scuse, mettono sempre dei ragionamenti perché poi alla Sì, lo fine senti quando parli, alcuni quando sono parli. timidi, sono bloccati, capisci, dai pensieri, invece ci sono momenti in cui Dio vuole proprio che preghiamo con libertà, con Ma non è potenza, successo senza una cosa. guardare Ho chi c'è a fianco, ma davanti alla sua gloria, alla sua maestà. detto questa parola, cioè, mentre io pregavo, Signore, ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che fai. Grazie, Signore, perché prima vivevamo nelle tenebre, ora tu ci hai cambiato, ci hai ammaestrato e vogliamo seguire la tua giustizia e la tua gloria. Dopo che finì la mia preghiera, il pastore disse queste parole. Fratelli, dobbiamo stare attenti anche quando preghiamo, anche ad utilizzare certi termini, perché possiamo anche in un certo senso scandalizzare. Dobbiamo fare tutto No, nella giusta misura. Paolo dice di pregare secondo un ordine specifico. Io quando ho un contrasto con questo pastore, lui subito, in un certo senso, si tiene nelle sue. Secondo me ha delle simpatie al calvinismo, però non me lo dice. sì, Infatti, e poi sono però io lo schemi, so, io lo fratelli, so, fratello. sono in uno schema, cadono in schemi, in formalismi. Dio non Però gradisce queste cose. a volte ci dice di pregare, di essere ferventi, però si tiene poi nel suo. È tutto uno schema particolare, lì c'è un contrasto dottrinale. Negli studi biblici io lo capisco, perché lo vedo anche alcuni fratelli. Però se poi ti permette di dire qualcosa e c'è qualcuno che si offende, fratello, uno giustamente preferisce magari starsi zitto e non parlare. Ma tu cosa, come la vedi? Noi siamo chiamati effettivamente Sì, anche se a volte qualcuno si offenderà, noi dobbiamo dire la verità nel nome del a Signore, difendersi. quando Lui ci guida. Poi, quello che io ho sperimentato, Attilio, che a volte ci sono momenti in cui Dio ti fa tacere per aspettare, No, ma aspettare io un non ho detto tempo, mai niente. pregare per loro, pregare per queste persone, pregare per la situazione, però ci sono altri momenti in cui Dio ti spinge ad alzare la voce, a dire la verità e anche a pregare con potenza, eh. Io l'ho visto in certi Infatti, e tu l'hai momenti. visto allora sti contrasti L'ho spirituali che abbiamo visti, nelle chiese? fratello, l'ho visti. Tutto quest'ordine, che poi sono preghiere che loro fanno prima. Cioè loro se le scrivono nella carta e poi le dicono in chiesa. Tutto quanto con un ordine particolare, come se fosse un'università praticamente. Oppure Però se le imparano a fanno bene. memoria, eh. Cioè non Sì, c'è la infatti guida siamo dello stati. Spirito Santo, non c'è la guida dello Spirito Santo, ma c'è una routine, capisci? Un meccanismo, non va Sì, perché bene. poi magari quello che prega dopo inizia a fare quei discorsi più moderati. Magari quando uno alza la Lo voce, poi so. c'è quella lì che in un certo senso dice: magari, Signore, tu sai che siamo persone deboli, le nostre parole a volte possono importunare, noi vogliamo essere umili, vogliamo essere, secondo si capisce, fratello, c'è un contrasto. Ti abbassano quello zelo e tu poi quando inizi a pregare, preghi. Cioè, c'è sto contrasto, sto effettivamente sta cosa non va bene. Lo so. Perché poi quando uno inizia a pregare con potenza all'interno della chiesa, fratello, e ci sono dottrine e influenze strane, si scatena l'inferno. Ma è la Dove? potenza dello Spirito Santo che Sì. deve agire, capisci? È Sì. Lui che intercede per noi, lui che deve pregare attraverso di noi, cioè deve darci le parole. E ci sono momenti in cui c'è proprio la potenza di Dio che prende la nostra bocca, la nostra vita, il nostro cuore, non si può trattenere. Geremia diceva in certi momenti, io ho cercato di contenerlo, ma non ho potuto, c'era un fuoco ardente nelle mie ossa. Io ho voluto tacere, ma non ho potuto. Amen. Gloria a Dio. Allora, Amen, gloria al la Signore. potenza di Dio si manifesta. E Dio lo fa per abbattere queste fortezze. Quelle sono fortezze, fratello. Amen. Ma Sono infatti a me mi fortezze. è capitato che io volevo pregare in chiesa. E allora proprio sentivo la potenza di Dio, fratello. Volevo pregare proprio ad alta voce, con potenza, no? Siccome lo so che ci sono queste influenze strane, purtroppo, fratello, in tutte le chiese ci sono queste cose. Nelle piccole comunità, nelle comunità locali, purtroppo dobbiamo pregare per questo aspetto. Pregato, ecco fratello, senza la potenza dello Spirito Santo, ho pregato per questo. Però fratello, mi sentivo contristato. Cioè, mi sentivo perché non sei Capisco. libero. Perché? Perché c'è un contrasto spirituale. Lo so, E Attilio. questo non è buono.
Sì, contrista lo Cioè, per spirito. esempio, ora io sto parlando con te nella libertà, ma in chiesa questo atteggiamento non lo posso avere, Lo so, devo ma essere anch'io l'ho sincero. sperimentato, purtroppo in certi ambienti. Oppure in uno studio biblico non posso parlare così. Mi sento con te più libero perché bene o male. Quindi è un problema allora. È un problema, Tiglio. È poi un problema. Sono, la parola lo dice chiaramente, ragionamenti che Mai. si innalzano contro la conoscenza di Dio e purtroppo contro la guida dello Spirito Santo. Perché lo Spirito, dice Gesù, lo Spirito di Dio soffia da dove vuole, come vuole. Chi può fermare lo Spirito Santo? Chi può imporre delle regole allo Spirito Santo? Chi può, diciamo così, rinchiudere in una scatola lo Appunto, Spirito potrebbe, Santo? appunto, Non può, appunto. non si può. Ovviamente lo Spirito Santo agisce in un Come vuole. ordine secondo le scritture, ma l'ordine di Dio non è quello dell'uomo. La Appunto. E potenza quindi di sei Dio va al di dentro, ti là. Lo senti i sensi di colpa, ti senti so, contristato. fratello, l'ho Perché sperimentato tu ti anch'io fai purtroppo. influenzare da quelle dottrine di demoni. Sto facendo un esempio. Sì. Quindi non va bene, perché ti fai vincere. O da quei ragionamenti carnali, purtroppo è così, a Sì, volte fratello, quando bisogna capita. andare controcorrente anche dentro le chiese, questo Lo so, fratello. fratello, a volte non è Non è facile. A facile. me, guarda, io ti dico sinceramente, lo dico per la gloria di Dio, a volte per me è più facile predicare nelle Fuori, piazze appunto, appunto. che testimoniare dentro una comunità. Appunto, perché sei bloccato. Sì, Cioè, non puoi, fratello. perché c'è un contrasto di Ma influenze. Dio ci deve dare la unzione per abbattere queste fortezze, Sì, nel fratello, nome di Gesù Cristo. è un problema effettivamente Alleluia! particolare. È un problema che c'è in Italia, secondo me. Lo so, lo so. È lo spirito di religiosità. È così, Non fratello. si può fare niente, vero fratello? Bisogna proprio abbatterlo, sta cosa. Bisogna battere nel nome del Signore. Quindi anche tu ti sei trovato proprio in difficoltà con questi. Perché è tutta una questione spirituale. Sì, attivo, attivo. Perché poi questi pastori hanno dato una cosa, oltre a simpatizzare il calvinismo, hanno anche un'ottima retorica quando predicano, che ti dicono quelle cose, E poi, caro fratello, lo senti che tanti studi o sermoni sono preparati al tavolino, non c'è una guida dello Spirito Santo in quel momento, capisci? È tutto premeditato. il fogliettino, cioè non c'è, non è. Magari come fai tu o come Gloria a faccio io. Lo Dio. vedo, fratello, che c'è A sta volte cosa. non c'è una vera edificazione perché No. manca la guida dello Spirito Santo, cioè c'è una conoscenza, ma senza quella unzione, quella potenza di Dio. Quindi, fratello, dentro le chiese a volte è peggio di fuori, allora. A volte sì, io lo dico, a volte mi è capitato, Tiglio. Te l'ho detto, a volte per me è molto più facile e mi sento più libero a predicare fuori in una piazza che testimoniare dentro una comunità. È una cosa strana Perché questa. fuori, bene o male, cioè, lo sappiamo come funziona. Lì sei direttamente nel campo di battaglia, ma sei sparato. Là invece sei in casa e ci sono dottrine particolari. C'è tutto un ambiente particolare. Sto dicendo, magari non nelle chiese, sono magari chiese che funzionano bene. Quindi, però, per esempio, in una chiesa delle Adi, o una chiesa magari dove ci sono 100 membri, 120 membri, ci sono i problemi. Perché noi, ci sono influenze, Sì, lo ognuno ha la sua dottrina, no? La so. dottrina, quella corretta, quella esatta, è quella pentecostale. Diciamo quella guidata Biblica. dall'unzione dello Spirito Santo, Amen, no? Senza limitazioni, che amen. l'ho Amen. sperimentato per fede. Amen, Però effettivamente è un problema. amen. Certo. Quindi tu ti sei trovato in difficoltà Ovviamente con. dobbiamo attenerci alla parola perché anche a volte si cade il rischio di, come si può dire, di dare troppa libertà a certe No, no, situazioni. certo. Per Io parlo, esempio, fratello, quando c'è l'eccesso di spegnimento. sì, no, quello non va bene Io non dico assolutamente. che uno deve pregare, deve essere sempre fervente, però magari quando c'è l'eccesso di spegnimento, Sì, no, no, questo non è non da è Dio. possibile prendere quella piega. Non è da Dio. Ovviamente il Signore vuole che siamo sempre ferventi, sempre Certo. infuocati, però in accordo alla sua parola. Anche a volte il fatto, non so, in certe comunità a volte si parla lingue, ma la Bibbia No, dice quello è che se non c'è sbagliato. chi interpreti, deve tacere nell'assemblea. Perciò dobbiamo essere guidati da Dio, dal suo Spirito Santo in tutto, col suo aiuto. Io credo nel fuoco dello Spirito Santo, nella potenza, nella libertà, però ci vuole sempre la saggezza di Dio. Con l'aiuto di Dio, però mai spegnere lo Spirito, mai No, no, spegnere il fuoco. quello lo so, è Nel vero. nome di Gesù.
questo fatto di queste dottrine valdesi, calviniste che sono infiltrate, effettivamente rappresenta un problema. E quindi, fratello, a te ti è successo allora, no? Sì, a te. Era proprio contrasti spirituali. E questa è una lotta spirituale, bisogna... E tu cosa fai, fratello? Ti stai in un certo senso, ti moderi oppure continui? Purtroppo a volte mi sono moderato. Purtroppo a volte mi sono dovuto moderare e ho sentito una... Hai dovuto contristare lo spirito. Sì, sì, mi sono sentito rattristare, poi ho sentito la mancanza di quell'edificazione spirituale. Ovviamente bisogna capire pure che lo Spirito Santo agisce in diversi modi, però ci sono metodi umani che loro placano lo Spirito, cioè mettono i loro ragionamenti. Anche in base a una preghiera che uno fa, poi c'è... cioè, a volte, fratello, il Signore quando parla anche attraverso una preghiera, fratello, ci sono preghiere dove tu non ti puoi neanche muovere. Cioè, ci sono fratelli quando iniziano a pregare, lo Spirito Santo si manifesta, tu non ti puoi neanche alzare, cioè, perché giustamente il Signore quando parla anche attraverso la preghiera, però quando c'è tutta quella limitazione, tutto quel contenimento, oppure inizi a pregare utilizzando uno schema, così magari qualcuno non si offende, perché poi giustamente magari dice vorrei dire questa parola però non la dico perché sennò quello si offende, allora no, questo non va bene, perché noi dobbiamo piacere a Dio, non agli uomini. Parlare per la gloria di Dio. E il Signore ci deve aiutare in questo, perché a volte non è facile, fratello. Una lotta. Ma te, fratello, aspetta, ti hanno levato il microfono? E a Napoli me l'hanno levato. Perché? Perché, diciamo, Dio mi ha dato la possibilità di testimoniare. Ma quella predicazione, fratello, era una potenza. È successo praticamente quello che ho visto. Una cosa è stata incredibile lì a Napoli. Ma a Napoli Dio ha operato potentemente. Ho visto, mio padre ha ascoltato una predicazione di quello che è successo. Cioè, no, vengo la forza. Alleluia. Gloria al Signore. Ma quindi cosa è successo, fratello? È successo che io già me lo aspettavo, perché... Cioè, eri pronto? Sì, ti voglio raccontare brevemente. Eravamo nel centro di Napoli a predicare proprio a squarciagola il Vangelo, diciamo, da voce alta, con potenza di Spirito Santo, a predicare che... E Cristo l'unica salvezza, bisogna ravvedersi, pentirsi, il peccato distrugge, porta alla morte, pentitevi, convertitevi al Signore. E all'improvviso eravamo lì con un gruppo di fratelli e all'improvviso vedo due uomini che si fermano, che erano e sono credenti, e il fratello Gennaro mi ha detto: ah, questo è uno dei pastori di una comunità qua vicina. E io l'ho visti a loro un po' placati, diciamo così. Sì, già l'hai capito subito. L'ho capito subito, Attilio, in spirito, l'ho capito subito. Che loro erano, diciamo così, allegri, ma non completamente. Erano... magari influenzati da quelle correnti. Sì, sentivo qualcosa di contrario. Si sono fermati un po' a salutarci, addirittura mi hanno dato una bottiglia d'acqua, però sentivo che loro erano un po', diciamo così, freddi, erano un po'... E infatti, dopo loro non hanno l'obbligo di portarti in chiesa affinché poi magari tu diventi come loro. No, assolutamente. Nel perché nome loro di... lo fanno in un certo senso, magari tipo se sanno che uno è pentecostale, perché loro lo sanno, la conoscono la dottrina. Però non ti lasciano andare, loro ti mettono in quel contesto morto spiritualmente, in modo tale che poi uno si adegua a quel ritmo. Poi ti dico rapidamente è successo, fratello, che io già sentivo che questo pastore, il responsabile di comunità, avendoci visto predicare in quel modo, io lo sapevo già che non mi avrebbe mai invitato in chiesa a predicare, mai. Ma io non volevo neanche questo. Io, gloria a Dio, ho la chiamata di predicare fuori, non cerco opportunità nelle comunità. Se poi Dio vuole, apre le porte, tocca i cuori, gloria al Signore, sia glorificato il Signore. Però io già lo sapevo che questo fratello, sì, avendoci visto predicare fuori, l'ho sentito subito che non ci avrebbe mai chiamato dentro nella comunità a predicare. Ma è successo un giorno che col fratello Gennaro e altri due fratelli siamo andati lì, diciamo, tra virgolette, per caso ci siamo trovati lì e siamo andati al culto. Ma io già lo sapevo che io non avrei avuto l'occasione di predicare. Però, siccome questo pastore era amico, è amico di Gennaro, quasi per obbligo mi ha dato il tempo di testimoniare.
Ma lo sapevo. Quando tu sei entrato, cosa hai avvertito? Ho sentito come si può dire, un ambiente contrario, fratello, un ambiente che non era pienamente nello spirito di Dio. Mi dispiace dirlo, ma così. Penso da correnti di pensiero umane, quindi sì, dottrine, sì, sì. Quant'altro. Dottrine umane, cose moderne che non vengono da Dio. Umani limitativi, tutti quegli studi, quindi sicuramente. Io ti dico pure che comunità era una comunità della parola della grazia. Veramente, fratello? Sì. Incredibile. A Napoli. E loro dicono di essere unti, pieni di spirito. Eppure, quando Dio mi ha fatto aprire la bocca per lo Spirito Santo, il pastore dopo 5 minuti non ha resistito e mi ha detto va bene, grazie, saluta tutti. Incredibile, fratello. Fratello, ma ha tolto il microfono, l'hanno visto tutti. Quindi loro, con la scusa che magari su internet dicono di essere pieni di spirito, ma Santo, non è... di Dio, l'unzione. Loro... entrano i credenti in quella chiesa in modo che poi si adeguano a quelle dottrine. Predicano, fratello Attilio, io quella sera sono stato zitto, ho detto Signore abbi pietà e misericordia. E ti dico, poi ho ascoltato uno studio biblico, tra virgolette, che era tutto programmato. Non c'era niente di Spirito Santo, fratello, solo una conoscenza teorica. Non c'era unzione, non c'era autorità, non c'era potenza di Dio, non c'era edificazione. E io sono stato rattristato, non solo io, ma chi è veramente spirituale lo ha capito, lo ha percepito. E poi ti dico, per la gloria del Signore, quella notte stessa quell'uomo non ha potuto dormire. Lo Spirito Santo lo ha compunto, lo ha risvegliato e lo ha fatto meditare, che poi di notte si è svegliato e ha dovuto chiamare un suo collaboratore per, diciamo così, parlare di questo, perché era preoccupato, perché si è sentito male. Contrasto, ma io ho pregato, Signore abbi pietà di lui, benedicelo, illuminalo. E ma questi sono, nel momento in cui tu inizi a predicare con l'unzione da parte dello Spirito Santo, persone che sono lì in mezzo, fratelli, si possono anche manifestare. No, sono influenzati da quelle dottrine. E poi quando Dio mi guidava a testimoniare, che mi ha guidato anche a dare delle parole alla Chiesa, un messaggio, diciamo così, sul fatto che siamo negli ultimi tempi, che bisogna consacrarsi a Dio, purificarsi, avere un cuore puro, non dare spazio al peccato, alle cose del mondo. Dio mi ha guidato proprio a dire questo, a vegliare. Beati quelli che hanno un cuore puro, perché essi vedranno Dio. E io vedevo dei volti che si illuminavano, li vedevo allegri. E poi lì la carnalità dell'uomo ha voluto fermare e io ho detto, Signore abbi pietà. Io sono stato per fermarti, fratello, secondo me si sentiva male. È così, fratello. Non ce la faceva stare davanti alla presenza di Dio, perché così? Perché predicano, fratello, molti predicano un Vangelo leggero. Dicono solo, come ti posso dire, delle teorie, dicono solo i soliti sermoni prefabbricati, per esempio dicono, ma sono correnti di pensiero, fratello, come stare meglio, i 3 punti per essere vittoriosi, i 5 punti per essere benedetti, e non predicano sotto l'unzione dello Spirito Santo la verità, la giustizia, la rettitudine, la santificazione, il prepararsi al ritorno di Cristo. Non predicano queste cose, che sono le cose essenziali che Dio mette nel cuore dei suoi servi per mezzo dello Spirito Santo. Questo mantiene le nostre lampade accese. E oggi ce n'è tanti di cosiddetti pastori così, che predicano con un programma umano, fratello. Poi una cosa che ho capito è che quando Dio abbia pietà, biblici, questi pastori morti senza un genere di Spirito Santo o carnali, quando predicano loro fanno tutti quei discorsi come se c'è il capo espiatorio all'interno della chiesa che è influenzato dai demoni, in modo tale che le persone si spaventano, non crescono e rimangono morti. E poi sono i soliti sermoni programmati, capisci? Sì, è tutta mente umana, non va. Quindi, bene, se tu hai trovato un contrasto, proprio un muro. Sì, a me è dispiaciuto tanto, ma il Signore per me, fratello Attilio, scusa, il Signore a volte permette queste situazioni per confermarci la parola, che ci dice che negli ultimi tempi alcuni, molti, non vorranno più ascoltare la sana dottrina, cercheranno altri messaggi più accomodanti, più piacevoli, e non vorranno più dire la verità. Amen. Io ti dico una cosa, fratello, ho portato una tesi, una
una tesi di laurea sull'Apostolo Paolo in un ambiente universitario. Quando sono andato a portare sta tesi, stavo parlando del Signore. Sì. Davanti a quei professori ho visto un muro dottrinale. Perché loro sono pieni di filosofie, di... Ma là ci sta, perché stiamo parlando del mondo. Ma questo muro dottrinale che io ho visto all'università, fratello, io lo vedo a volte in alcune chiese. È così, fratello, anch'io un purtroppo. Un muro, fratello, un muro di dottrine. A me addirittura a volte mi capita di vedere dei muri sia nelle piazze che nelle chiese, a volte più grandi in certe comunità. Sì, ma fuori bene o male è normale, tu lo sai. Certo, certo. Una battaglia. Ma in chiesa è diverso, perché poi giustamente... Oh, Signore, abitato. Ti devi confrontare con quelle persone. No? Stai là tu per tu, fuori magari tipo uno pre, poi non li vede più quelle persone. Si sa, il combattimento è sempre... Ogni Dio, giornaliero. Dio abbia questi pietà. Muri dottrinali... Ce ne sono molti all'interno delle comunità. Però non si può fare niente, fratello, purtroppo è così. Solo la potenza dello Spirito Santo e della verità possono abbattere queste fortezze, lo dice la parola. Dobbiamo pregare. Ma la cosa da fare, lo sai cos'è, fratello? Magari uno si trova a pregare. Sì. Però negli studi biblici, oppure per esempio nelle predicazioni, non conviene. Oppure dire qualcosa al pastore, perché loro hanno queste influenze. E bisogna pregare soprattutto nel segreto, come dice Gesù, cioè nell'intimo, nella nostra vita privata, pregare che il Signore abbatta questi ragionamenti, questi fratelli. Perché, fratello, questi pastori, questi fratelli battezzati di Spirito Santo, lo spengono. Purtroppo. E si fanno influenzare da queste dottrine. Perché... Cioè tu senti quelle preghiere che non sono bloccate, sono limitate. Lo so. Quella voce che è trattenuta. Perché alcuni non vogliono, tra virgolette, offendere l'uomo, o dicono quella solita scusa, non bisogna scandalizzare le persone, e quelle sono scuse, fratello. Uno non è che però tu lo senti, a volte non puoi trattenerlo. Vedi che nel giorno della Pentecoste, quando è scesa la potenza dello Spirito Santo, gli apostoli, i discepoli non hanno mica detto no, non bisogna scandalizzare quelli di fuori. Loro si sono lasciati guidare dallo Spirito Santo. Certamente. Gloria a Dio, dobbiamo tornare a questo. Non è questo il fatto che uno deve parlare tipo tutto il tempo in lingue. No. Può capitare uno parla in lingue, però quando uno deve parlare con un'autorità, certo, perché lo senti e non lo fai. C'è bisogno di questo, è questo che ci edifica. Appunto. Che ci fortifica, ci trasforma nel nome di Gesù. Cioè, se tu senti, fratello, che tu devi pregare in una comunità con autorità, in un modo particolare, che lo senti da parte di Dio, e dici no perché, Signore, non lo posso fare perché poi magari... Perché sai il contesto spirituale com'è. Uno può peccare, fratello, puoi contristare lo Spirito Santo. Certo, è una cosa purtroppo non buona. Perché davanti. Il Signore, lui deve fare la sua opera, deve andare avanti, non vuol certo. Certo, certo. Quindi come ci dobbiamo comportare, fratello? Dobbiamo chiedere a Dio di darci il coraggio, di farci guidare da Lui. Quindi lo dobbiamo fare, a volte pregare come Dio ci spinge. Certo, a volte Lui ci spinge anche, come ti ho detto, a tacere in certi momenti e lasciare tutto nelle sue mani, dire Signore abbi misericordia. Però se arriva il momento, dice tu stavolta devi pregare in questo modo. Devi farlo, Dio ti guida a farlo, Lui ti dà la forza, l'autorità. Lui ti dà la potenza. Certo, queste sono coppe di stordimento. È la potenza di Dio. E queste cose sono anche delle vergate per questi, diciamo, uomini guidati dalla carne. Purtroppo sono delle vergate che Dio manda con la potenza del suo spirito. È proprio in Italia, fratello, questa cosa. Ma anche fuori. In Argentina è così. Ma diciamo ci sono di... purtroppo anche in altri paesi si vede, purtroppo. Però in certi la religione, quindi... paesi ancora di più, è più marcato purtroppo. Dobbiamo pregare, Attilio, che la potenza dello Spirito Santo operi in questi ultimi tempi. Amen. Operi. Che Dio ci aiuti. Amen. Quando non c'è la potenza dello Spirito Santo all'interno delle chiese, ovviamente poi magari le ragazze, le donne credenti, le sorelle in Cristo si vestono in quel modo. Non c'è santità, fratello.
Si cade nell'immoralità, dicevi. dell'immoralità, perché poi sempre là siamo. È tutto un circolo vizioso. È così, fratello. È così, purtroppo è così. Perché se manca la potenza dello Spirito Santo, Sì, si neanche so. cade nella debolezza della carne. Infatti vanno al mare d'estate, io per esempio che non vado più al mare, fratello. Tutti quei luoghi di perdizione. Così. Amen, amen. Effettivamente hai ragione quando tu hai detto che non bisogna andare al mare in quei luoghi a spogliarsi. Certo, io credo che questo è un chiaro insegnamento della Una parola cosa in di questo genere non la possono dire in chiesa, Dio. Come? soprattutto in questa comunità. Dico una cosa, il fatto del mare se ne parla poco nelle comunità. Alcuni non hanno il coraggio, ma è la verità. Noi siamo il tempio dello Spirito Santo, il nostro corpo è santo per Dio, Poi appartiene ci a sono Lui. anche quelli, fratello, che sono ferventi nella fede, però sono, fanno i pastori, ma sono limitati perché sono manipolati dall'organizzazione e Lo vivono in quel so, contesto che contristano. fratello, lo so. Che trista situazione, però, eh? Ma Il Dio Signore cambierà veramente le cose. mi sta facendo vedere cose incredibili che io non lo sapevo prima. Gloria a Dio che ti sta aprendo gli occhi in questo aspetto. È un'opera dello Spirito Santo. Ti sta preparando, fratello, perché ha una chiamata con la tua vita, sono certo. Uno si rende conto un po' della situazione che c'è. È così. È così.